Il prefetto Palomba ha dichiarato che prenderà sostanzialmente in mano la situazione. Come legge questa decisione della prefettura? Ma leggeremo poi quali sono effettivamente le decisioni che la prefettura prenderà. Io credo che si debba innanzitutto ascoltare, ma proprio ascoltare, nel senso farsi raccontare da chi tutti i giorni vive con queste persone, qual è la realtà di questa città, che è conosciuta, perché ripeto, ci sono decine di persone, molte associazioni di volontari. Che si stanno tutti i giorni occupando di queste persone, di farle vivere, di farle sopravvivere. Io partirei da lì, ascoltare chi conosce la situazione, poi arrivano le decisioni. Grazie.